Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Ferro.93. Oggi siamo in un bel po', partendo da un Super Teneré, Ducati 999, 4, chissà se lo proveremo, CBR, l'S1000XR, MT10R, R perché l'edizione quella speciale, fatta solo dal mio amico Mr. Brugola. E ci vediamo in strada. Oggi si prevede una scannellata e poi dopo anche passo tranquillo perché comunque carico ad era. Ci vediamo dopo. Siamo in un bel po' oggi, eh? Sì, e anche tutti Fast and Furious. Oh, hai visto l'uccellino che si voleva suicidare? C'è il Velox, quello che dà lo start alla partenza. Ah sì, perché questa non era già una partenza? No, questa qui era solo l'antipasto. Posso scendere qua? La pedanina. Curva destra, curva sinistra. Buon amore. Tutto a posto? Sì. Oh, il gomito. Voglio scendere. Via. Paesino passato. Sta venendo sullo stomaco. Ma cosa? Piano. Ma piano. Ma cosa vuol dire piano? Ma che senso ha? Sei anche da solo. Cioè esci in gruppo e poi stacchi tutti. Che senso ha? Cioè se sei in apripista stai con la gruppo. Se no vai via da solo. Allora ci stiamo col gruppo. Intanto ci facciamo sentire qua. La scannatina ce la siamo fatta. Sì, ma non piacevolmente. Adele ha pianto tutto il tempo e adesso possiamo andare tranquilli. Ah, meno male. Perso 20 anni di vita. Addirittura. Il mio amorino. Aiuto, aiuto. Abbiamo già detto dove andiamo oggi? No. Oggi andiamo al Lago Santo di Pieve Pelago. Questa è sempre la solita strada, purtroppo è questa la strada che porta, diciamo, nell'Appennino modenese. Quindi oggi Lago Santo. E poi a fianco del Lago Santo c'è la nostra trattoria Il Cacciatore, dove facciamo la tavolata e andiamo a mangiare qualcosa di tipico di lassù. Mi sto già leccando i baffi. Ma nel frattempo che siamo qua nella tranquillità delle nostre curve, vogliamo ricordare qualcosa anche ai nostri follower che vedono i nostri video ma non fanno determinate cose? Cosa devono fare i nostri follower? Ah, allora non lo sai neanche tu! No! Devono premere il tasto segui! È gratis, non costa nulla! E in più ti ricorda quando esce un nuovo video, cioè vedo solo vantaggi!
Attenzione mister Brugola, parte all'attacco. Addirittura. Allora, siamo arrivati al Lama Caffè per una pausa caffettino e nel frattempo qua tutti ci sistemiamo. Ci sistemiamo. L'Alessia si sistema? Ah, non lo so. Dategli un paio di forbici alla ragazza che deve tagliarsi le unghie. Scusa, Adesso quando ti metti... Mamma mia. Adesso quando ti metti... Però puoi fare così. Puoi dire al tuo amoroso di piegare un po' di più perché è un fermone. Ah, e mentre sei giù, lini l'unghia con l'asfalto. Dai, io vado. Siamo ripartiti dopo una bella pausa caffè. Abbiamo montato la Insta frontale così da avere qualche prospettiva diversa. Tra una quarantina di minuti circa saremo a mangiare. Ho una fame che non ci vedo. Speriamo, perché già è diventato il percorso della speranza questo. Addirittura. E non si arriverà più. Sono entrato a far parte degli affiliati di Insta e vi lascio sotto in descrizione il link per acquistarne una e ricevere gratuitamente il bastone invisibile. Ma guarda che belle strade, ma le abbiamo già fatte queste strade qua? Ma cos'è, perché cominciano ad essere belle? Perché? Perché stiamo scavallando. Ah, oh. Devo dire che un po', non tantissimo, ma un po' distrae avere qualcosa davanti agli occhi che non sia la strada. Siamo arrivati al ristorante e adesso finalmente si mangia. Facciamo un bel gruppetto oggi, non male, anche il passo bello medio allegro. Allora qua è dove chiudono i bambini cattivi tipo Adele. Ciao Vincenzo, ci vediamo! E alla fine ci siamo fatti il mazzo per sta cacata. Bravo. Posso fare un saluto? A chi? Ciao mamma, sono in TV. Ciao. Ciao Soli. Certo, è una mia amica. Ah, una tua amica, chissà se guarda. Adesso andiamo con la panoramica della cacata. Allora, un commento a freddo del lago. A bisciarsi. L'idea di Mattia, no, come quella di allungare il tragitto. Io ho solo sentito dire andiamo al Lago Santo. Va bene, andiamo al Lago Santo. Ecco il Lago Santo. Io, andiamo al Lago Santo, che non sono mai andato e ci sarà un motivo. Sei pronta per la MotoGP a scendere da stella? No, certo. No, certo. Adele non è Adele, d'accordo. Volevo farti provare un'emozione da un vero uomo. Sono già emozionata abbastanza. Non so bisogno di emozionarmi. Ah, com'erano buone le tagliatelle alla cacciagione fresca. Te invece avevi? Le tagliatelle con i funghi porcini. Erano molto buone, eh? Sì, per non parlare del pecorino con la cipolla tropea e gocce di aceto balsamico. Devo dire che abbiamo mangiato veramente veramente molto bene. Il lago era qualcosa di speciale. No, il lago faceva schifo. Ah no.
una bella delusione, diciamo che ci aspettavamo di vedere un laghetto immerso nell'Appennino e invece purtroppo era una pozza piena di alghe e acqua putrida. Era un po' sporchino effettivamente, però vabbè, non può essere sempre tutto perfetto, magari se si viene in periodo invernali è un po' più pulito, ecco. Cosa possiamo ricordare ai nostri amici follower arrivati a questo punto? Non venite a visitare il Lago Santo! Sì, su questa volta sono d'accordo, il Lago Santo no. Dunque, oltre a ricordare questo, dobbiamo ricordare anche di iscriversi al canale, lasciare un like e un commento, attivare la campanellina e noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao.